Lei parlava di investimenti, Monsieur Fitoussi, ha detto l'investimento nella formazione. Beh, la ricerca sarebbe un altro bel grande investimento Ma è da lo fare. stesso. L'investimento nella formazione e anche l'investimento nella ricerca. Come si può immaginare che fare l'educazione senza ricerca? Non è possibile. Sono le due facce della stessa moneta. Dunque la ricerca è fondamentale, ma la ricerca concerne una porzione più piccola della gioventù. Ha delle conseguenze enormi. La tecnologia e la ricerca... Le posso chiedere una ma cosa, volevo, però? Volevo dire una cosa un po' diversa. La ricerca, ho sempre sottolineato la sua importanza, ma lei parlava delle multinazionali. Le multinazionali sono dei stati privati che sono più potenti che i nostri stati. Ce ne siamo accorti. Allora si dice, ma abbiamo bisogno dell'Europa, ma l'Europa non c'è. Lo sappiamo, da un po' di tempo che l'Europa non c'è. Allora, per il momento, forse sarà, ma l'evoluzione politica, con quello che è accaduto al partito di Merkel qualche giorno fa, non lascia sperare molto in termini del ritorno dell'Europa. Politica. Ma ci sono investimenti che possiamo fare noi facilmente, che hanno una redditività importante, cioè? Ma che non la calcoliamo perché è delle cose che non misuriamo. I ponti, prendo i ponti. Non investire in un ponte significa che ci sarà non so quanti morti. In Italia un 43 sacco. Ci sono stati per il ponte Morandi. Ma ci sono tanti ponti dappertutto l'Europa, in Francia, in Italia, eccetera. Perché non investire in questo? Perché noi preferiamo avere un euro di disavanzo in meno piuttosto ecco, che bravo. Allora, due morti esatto, allora la domanda in che meno... volevo farle io, perché io volevo...